Buongiorno da Vediamoci Chiara, sono Maria Luisa Barbarulo. Oggi in questo evento che noi facciamo in diretta con il nostro pubblico abbiamo il piacere, l'onore di avere con noi la dottoressa Stefania Piloni. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. E la dottoressa Piloni è una ginecologa molto riconosciuta sia a livello nazionale sia sulla città di Milano e approfitteremo della sua presenza per porre un po' di domande su un tema che ci sembra molto centrale, soprattutto a valle di un lockdown, per cui può avere probabilmente delle risposte che poi sono in qualche modo legate anche a questo bizzarro periodo che stiamo vivendo tutti quanti insieme. E quindi il nostro tema di oggi è stanchezza e stress sono nemici della sessualità. E quindi la prima domanda, ecco, vedo già qui che ci chiede Paola dalla provincia di Trento, ecco qui, dice: dopo il lockdown non ho lavorato, io ho avuto l'impressione di essermi riposata tanto. Nonostante questo mi sento comunque molto stanca e allora vorrei sapere se ci sono delle cause della stanchezza che possono non essere immediatamente legate al lavoro o alla mancanza di sonno. Certo, sì, ci possono essere delle cause ormonali. Per cui Paola ha ragione, capita a tutte le donne sentirsi stanche anche se magari hanno riposato, come quando si va in vacanza nella prima settimana ci si sente comunque stanche perché comunque sembra che ci voglia comunque più tempo. E in questo caso a volte gli ormoni non aiutano. Questa stanchezza, ad esempio, può essere anche una stanchezza sessuale, ma riguarda anche proprio la stanchezza fisica, anche a volte il processo di ideazione, di farsi venire in mente le cose, una stanchezza anche a volte cosiddetta cognitiva, del percorso anche di cognizione proprio. E allora dobbiamo pensare che a volte gli ormoni un po' sono traditori, soprattutto al femminile dove gli ormoni hanno un po' delle fluttuazioni. Noi non siamo ultrappiatte come gli uomini che sono sempre lo stesso ormone, ma i nostri ormoni sono più giocosi, sono più divertenti, sono più ormoni che danzano, più ormoni in movimento. Ad esempio, il cortisolo è uno degli ormoni che raramente viene valutato negli esami del sangue. Di solito si pensa più alla tiroide, si pensa più stanchezza, qualche cheletto in più, soprattutto sul giro vita uguale ipotiroidismo. A volte invece è proprio il cortisolo, a volte è proprio il surrene che ci fa lo sgambetto e nonostante un riposo fisico, la persona dice ma io ho dormito, piuttosto che sono stata nel lockdown nel riposo, però siamo stati in un lockdown nel riposo, ma sollecitati da preoccupazioni, la Anche conta questo è dei vero. morti, le sirene per strada, non è stato un vero riposo. In questo una persona può essere riposata nella parte muscolare, ma può essere iperattivata a livello invece di superattenzione. E insomma, tutto quello che è capitato ci ha messo nell'ansia. Quando il cortisolo è troppo alto, ecco che quello è uno dei trabocchetti, per cui c'è stanchezza, a volte c'è anche nervosismo, nonostante il corpo sia in un momento di tregua. Benissimo, Sì. grazie per questa sua risposta. Spero che Paola abbia ricevuto questa risposta in tempo reale, come stiamo facendo adesso. Ecco, mi arriva un'altra domanda, arriva da Dorica da Roma, che appunto chiede quanto contano gli ormoni nello stato di perenne nervosismo. Quindi si lega quasi alla domanda di Paola. Paola si lega perché le donne sanno che prima delle mestruazioni si salvi chi può, nel senso che soprattutto nella fase premestruale, dove un po' l'equilibrio che c'è magari si perde, magari si arriva a casa e apro la porta e urlo subito con i miei figli, piuttosto che anche mio marito è meglio che mi gira alla larga, tant'è che anche gli uomini scherzano su questo e ti dicono ma non è che ti devono arrivare le È mestruazioni, vero, c'è anche ormai lo per voi. fanno, lo Non fanno. sono i mariti, anche i colleghi, per cui sono le persone che ti dicono: ma non è che sei mestruato, ti devono arrivare, per cui cercano di girarci alla larga se è il momento. Ecco, la sindrome premestruale è un momento così perché si perde un po' l'equilibrio fra gli estrogeni e il progesterone, soprattutto laddove il progesterone non è abbastanza potente, questo accade un po' di più. E soprattutto nel tempo che passa accade sempre di più, perché dopo i 40 anni, comunque dopo gli 80, potremmo dire, questa cosa un po' peggiora. Per cui il compenso che abbiamo in un'età più giovanile poi si tende a perdere. Per cui la persona cosa dice? Io arrivo a casa stanca, vedo una montagna di cose da fare, devo cucinare, devo, insomma, le donne sono attive a 300, sono le decali perché non c'è solo il lavoro, c'è Assolutamente. tutta la parte casa. Atlanti Io misconosciute, dico sempre. preparo la cena, intanto aiuto mio figlio a fare i compiti, dopodiché sono
mi metto sul divano e poi mi addormento sul divano, perché le donne dicono: io mi addormento sul divano e sono stanca, soprattutto nei giorni prima della mestruazione, fase in cui peraltro molte donne cominciano ad avere cefalea, perché esiste anche questa cosa che molte donne hanno mal di testa proprio nella fase premestruale, perché proprio lì l'equilibrio un po' si perde. Poi sono degli aiuti anche dal mondo vegetale che noi possiamo dare, ad esempio certo. La damiana, io appunto come a me, voi lo sapete, a me piace molto la fitoterapia, perché sono una ginecologa che tende a curare con le medicine naturali, per cui amo molto la fitoterapia che anche insegno, che è la medicina che usa le piante medicinali come piante curative. Tra le piante curative c'è la damiana, che è un ormone, non è un ormone, però è una pianta che aiuta e sostiene gli ormoni, soprattutto nella fase anche prima della mestruazione, perché sostiene proprio la fase del progesterone. È una delle piante che sostiene la fascia del progesterone, che è quel momento in cui l'ormone manca. E poi soprattutto è proprio un'antifatica. È anche una pianta con un potere anche afrodisiaco che a volte serve, perché proprio in quel momento ci si dimentica spesso della sessualità e si scappa via, si getta mal di testa. Però ad esempio la damiana può essere uno dei rimedi vegetali di aiuto a una donna con la sindrome premestruale che abbia un calo energetico proprio nella fase premestruale, che diventi soprattutto un po' nervosa proprio in quei giorni lì e drammaticamente stanca. Certo, certo. E quindi a questo proposito si lega la domanda che riceviamo da Cristina da Milano. Devo dire che il pubblico ci sta seguendo, per cui man mano che lei risponde a una domanda arriva la successiva. Benissimo, Cristina da Milano ci chiede, quindi amo moltissimo mio marito, infatti ci scrive, quindi c'è un bel rapporto con lui, eppure mi accorgo di rifiutarlo sempre più spesso. Questo può essere una conseguenza del cambio di stagione oppure può essere... non so, ecco, io do la colpa alla stanchezza, dice Cristina, ma non sono sicura che le cose stiano esattamente così. No, direi Cristina che cambio stagione no, perché noi ora stiamo verso l'estate e andiamo verso la fase dell'estro, che in tutti gli animali mammiferi c'è, dunque inizia la stagione degli accoppiamenti. Anche mai al contrario, no? Dovrebbe funzionare. Esatto. In verità la stagione del letargo della sessualità è l'altra, per cui effettivamente se questa cosa c'è quando fa freddo, nell'autunno, quando scende la luce, allora sì, può essere anche il cambiamento di stagione, ma bisogna essere nell'altra stagione. Invece certo. È proprio probabile che magari gli ormoni legati alla sessualità, il testosterone, bisogna anche pensare che questo può essere dosato, cioè non è una cosa che deve stare semplicemente in non devo sapere perché. Posso sapere perché? Perché basta un prelievo di sangue in cui doso gli ormoni che sono legati alla sessualità, gli estrogeni che ad esempio non ci fanno sentire la secchezza vaginale, il testosterone che è l'ormone con cui sentiamo proprio la pulsione del desiderio, la tiroide perché quando c'è ipotiroidismo, l'ipotiroidismo appanna questa parte, un po' anche il metabolismo, l'insulina, la glicemia. Ecco, nel regno vegetale, ad esempio, c'è la trigonella, il cosiddetto fieno greco, che aiuta moltissimo la fascia di metabolismo, perché se una donna ha una glicemia che tende a salire, ha un colesterolo che metabolicamente incomincia un po' a essere un po' una zavorra, tutte queste cose appesantiscono. Se si pensa anche nella digestione, la donna dice ho la pancia gonfia. Ho la pancia gonfia, è vero, un termine che usiamo spesso. È una cosa che... E anche quella può dipendere dallo stato ormonale, per questo, ad esempio... E far brillare un po' il testosterone, ad esempio attraverso una pianta come è il fieno greco, la trigonella, è proprio d'aiuto parte. Di conseguenza posso intanto verificarla, perché non è detto che come io vado a vedere se ho il colesterolo che va bene, posso andare a vedere se il mio cortisolo, se la mia tiroide, se il mio testosterone vanno bene. E bisogna pensare che questo è un network, perché l'endocrinologia lavora tutto insieme. La tiroide non è slegata dagli ovaie, gli ovaie non sono slegate dal surrene, e sul rene abbiamo detto che il cortisolo è una delle cose che indica stress, dunque fatica, dunque produco meno testosterone a valle, insomma. È un po' come dire che una persona arriva a pile scariche. È come il nostro telefonino che mettiamo in carica alla sera, anche noi dobbiamo essere ricaricate. È per questo che la donna crolla prima e dorme anche prima. Certo, e dorme sul divano per l'appunto. Esatto, oppure molte donne dicono io penso che la sessualità sia solo un momento che mi ruba il sonno, preferisco una gran dormita che far l'amore, e vuol dire che la donna è chiaramente stanca, per cui da una parte bisogna certamente pensare alla propria giornata, fatevi aiutare, le donne devono farsi aiutare soprattutto nell'aiuto domestico, dai mariti o comunque da persone esterne che siano d'aiuto, perché non è che è un privilegio solo nostro occuparci della casa, per cui sia anche un privilegio di qualcun altro. E dunque non arrivate proprio a essere così stanche, fare l'esame ormonale e poi bilanciare anche con le medicine naturali.
Chiaro, chiaro. E qui ci viene in aiuto Solange da Roma. Solange da Roma infatti ci chiede se esistono degli integratori dei prodotti naturali, proprio evidentemente stava sentendo la domanda prima di Cristina e ci dice ci sono appunto degli integratori o dei prodotti naturali, per appunto come diceva lei. Due piante, infatti di due piante abbiamo parlato, la Damiana, perché la Damiana è una pianta tonica, il suo nome botanico è Turnera afrodisiaca. Addirittura, non lo sapevo. Però c'è di bello, abbiamo detto, della Damiana, che è una pianta che sostiene gli ormoni, soprattutto l'ormone progesterone delle donne, e comunque è una pianta che ha un potenziale afrodisiaco, fondamentalmente un tonico, un antifatica e un antistanchezza. Poi abbiamo parlato della trigonella, del fieno greco, che anche quella è una pianta di tono che aiuta addirittura a avere un metabolismo anche meno appannato, più veloce, per cui essere effettivamente con un metabolismo che non è pachidermico, perché la stanchezza viene anche tanto da lì. Un'altra pianta di grande utilità è la pianta proprio, la più famosa per il testosterone, si chiama Tribulus terrestris. Esatto, il Tribulus è proprio la pianta che aumenta la produzione del testosterone, che è l'ormone del desiderio. Molte donne dicono, ma è solo un ormone maschile il testosterone. Assolutamente, il testosterone è anche un ormone femminile. Non ci sono ormoni che sono proprio dell'uno o solo dell'altro, anche gli uomini hanno un po' di estrogeni, ma anche le donne hanno il testosterone, lo producono soprattutto durante l'ovulazione, quando c'è proprio il momento dell'acne. Infatti la donna quando desidera di più far l'amore? Durante l'ovulazione, certo. Esatto, e questo è un po' un trabocchetto perché ci spinge alla fertilità, cioè ci spinge a essere richiamate dalla sessualità quando possiamo concepire, per cui è un bel teatrino che ci serve poi per essere fertili e anche per diventare mamma. Certo, diciamo che la natura ha fatto le cose per bene, no? Esatto, va per bene. Perché gli uomini che possono produrre spermatozoi anche tutti i giorni hanno testosterone ben più presente in tutte le giornate, perché ogni giorno producono cellule riproduttive. Noi ne facciamo tante proprio, facciamo tanto testosterone quando facciamo la cellula uovo, per cui a metà del mese. Per cui il nostro corpo è un po' più avaro verso di noi col testosterone. Poi è vero che in menopausa, quando la donna entra in menopausa non ovulando, perde un po' questa matrice di produzione del testosterone. Per questo il Tribulus è molto interessante. Intanto perché noi tendiamo a produrlo soprattutto nella fascia centrale del mese quando ovuliamo e meno negli altri giorni. Per cui lo possiamo distribuire meglio grazie a un alimento vegetale. Anche perché di solito il medico non dà una pastiglia di testosterone a una donna. Dunque è meglio appoggiarsi a un rimedio vegetale. E in ultimo c'è una pianta anche quella di grande aiuto che è il ginkgo biloba. Il ginkgo biloba nasce come pianta di riequilibrio della circolazione, molte donne magari lo conoscono perché aiuta, ad esempio, una pianta che aiuta la memoria addirittura, per cui è anche molto utile in quel processo cognitivo che dicevamo prima, ma è anche un vasodilattatore, per cui se uno pensa anche alla parte dei vasellini vaginali, di tutta l'idratazione della parte vaginale. Anche molte donne sentono anche il problema un po' anche della secchezza vaginale, della secchezza, quando si è stanche, non si è molto coinvolte, soprattutto all'inizio. Un uomo ci mette un attimo a essere coinvolto e chiamato alla sessualità, una donna ha bisogno di tempi anche un pochino più lenti, per cui bisogna pensare che tutto quello che funziona sulla circolazione porta più sangue ai corpi cavernosi, che abbiamo anche noi, perché le donne hanno corpi cavernosi all'ingresso, proprio all'interno della vagina. E dunque porta più umettazione, più vascolarizzazione all'interno della vagina. Dunque una donna è più pronta e possiamo dire che questi quattro elementi vegetali insieme rendono la donna anche un pochino più seduttiva. Molte donne si limitano a essere cercate nella sessualità, perché non prendono iniziativa. Esatto, e questo è un po' un peccato, anche perché magari amano i loro uomini, ma i loro uomini si sentono non amati, perché dicono non mi cerca mai, e se non mi cerca mai magari non mi ama più come prima. Non è di solito così, perché la donna sicuramente ama il suo uomo, però appunto è semplicemente stanca. E poi si innesta un circolo vizioso in questo caso, purtroppo. No, infatti, esatto. Per cui, infatti, nelle donne poi meno lo fanno, meno lo farebbero, nel senso meno hanno richiamo alla sessualità, perché durante la sessualità si producono altri ormoni che servono alla sessualità stessa. Neurotrasmettitori, serotonina, dopamina, che sono tutte le cose che poi fanno in modo che si rimane in quel circuito di chiamata della sessualità
diventi più intraprendente, per cui il giorno che passa lì tuo marito gli fa un bel pizzicotto sul sedere e lui capisce subito che è una giornata che magari ha un lieto fine. Certo, cioè, bella questa idea mi piace. Senta, invece abbiamo Sandra da Roma, sempre da Roma, che ci chiede, dice, sto prendendo la pillola e da un po' di tempo non ho più voglia di avere rapporti, quindi si chiede se per caso la pillola può essere comunque legata a questo calo della libido e soprattutto che cosa potrebbe fare eventualmente per superare questo problema. Certo, questo è una cosa che capita a tantissime donne, perché abbiamo detto che il massimo della produzione è proprio nel momento dell'ovulazione, massimo testosterone quando ovulo come richiamo della sessualità nel massimo momento fertile del corpo femminile. E proprio se io prendo la pillola non ovulo mai, perché sono sempre in assenza dell'ovulazione, per cui il corpo pian piano entra in questo, cioè produce testosterone ma ne produce veramente col contagocce, ne fa molto di meno perché non ovula mai. Chiaro. E dunque proprio per le donne con la pillola, che sono donne che non ovulano, non sono in menopausa, o per la donna in menopausa che non ovula per altri motivi perché è uscita dal circuito fertile, sono due donne che meritano un po' per alcuni aspetti lo stesso problema, cioè entrano in una fascia debole di testosterone, e quello è l'ormone scintilla, perché il testosterone è l'ormone scintilla del desiderio, perché è quello che porta anche l'idea di seduttività, come dicevamo, un po' come il neurotrasmettitore della dopamina, che proprio la dopamina è quel neurotrasmettitore che ci fa essere seduttive, che ci fa cercare sessualità. E dunque da questo punto di vista c'è gran ragionevolezza nel prendere ad esempio un fitoterapico che contenga il tribulus esattamente quando prendo la pillola. Tanto la pillola mi porta già una gestione che ogni giorno prendo una capsula, una pillola, per cui posso unire il mio Prenderne due. Che poi magari è già verso l'ora serale, perché la pillola tipicamente si prende alla sera, nel momento in cui abbiamo detto che c'è massima stanchezza della vita di una donna e dunque serve a non appisolarsi sul divano, ma essere più attive, più creative anche. Anche più creative, va bene. Questo mi sembra uno splendido suggerimento, Solange, ok? Bene, ecco. Ci scrive anche Pina da Napoli. Pina da Napoli ci dice, ecco, cosa posso fare per combattere la stanchezza fisica, ma soprattutto mentale, e anche qui, ancora una volta, ci dice ad allontanarmi sempre di più da mio marito. Evidentemente questo tema le nostre utenti lo sentono moltissimo. Sì, quindi... infatti, si sente proprio di solito nelle unioni di lungo termine, perché all'inizio c'è l'innamoramento, la coppia è fresca, per cui questa cosa si sente tantissimo, non si vede l'ora di vedersi, di organizzare il weekend insieme, è chiaro che nella vita di tutti i giorni subentrano la routine in qualche modo sicuramente, per cui chiaramente non è che ci si trova nell'anticamera e subito ci si trova attraenti, però comunque effettivamente ci vuole un pochino di più. Poi le donne hanno bisogno di questi tempi supplementari, perché appunto la sessualità dell'uomo è vivace subito, e invece la donna ha bisogno di conciliare un po' di più tutti i famosi preliminari, che nel tempo un po' si perdono. I preliminari sono tipicamente più presenti nella coppia che da poco si approccia, perché a volte gli uomini non hanno più pazienza, anche vogliono più convincere la propria fidanzata recente a essere disponibile. Esatto, disponibile. E poi però appunto c'è questa cosa che magari in un'unione di lunga data, perché è messo a letto i bambini, perché se stanco diventa più subito pronti via, però la donna non è pronta appunto. Per cui tutte queste cose, è una sessualità molto diversa, per cui le donne non sono come gli uomini, hanno bisogno di tempi diversi, di modi diversi, di coccola diversa, di essere ascoltate anche su quello che piace, hanno una sessualità più lenta. Si dice che più o meno il rapporto duri più o meno 12 minuti, ma per una donna di solito 12 minuti sono anche un po' pochini, nel senso che a volte ci vuole anche un pochino di più per avere una sessualità bella, appagante, anche orgasmica a tutti gli effetti. Molte donne dicono: sento la sessualità piacevole, non la sento orgasmica, però è vero che se dunque è poco appagante poi è meno desiderata la volta successiva. Come dicevamo, soprattutto sulle unioni di lunga data, questi sono i problemi che si vengono a sentire, e anche in questo caso appunto abbiamo parlato prima anche del ginkgo biloba come pianta di circolazione che porta più sangue verso i corpi cavernosi, che sono quelli che nell'uomo poi danno un'erezione al maschile. Però bisogna pensare che anche le donne hanno delle erezioni al femminile. Fa un po' ridere questa cosa, ma è esattamente così, soprattutto mentre dormono. Infatti è una cosa che io chiedo molto alle donne, chiedo: ma si rende conto magari ogni tanto di avere orgasmi notturni?
mentre dorme, e molte donne dicono sì, sono sicura che a volte nel sogno ho un orgasmo vero e proprio, tant'è che ogni tanto anche mi sveglio e sono certa che l'orgasmo c'è stato. Allora io dico sempre, vedi che allora che il corpo risponde, il tuo corpo è pronto, perché addirittura il tuo corpo, senza essere sfiorato, senza essere toccato da nessuno, è capace di sprigionare piacere. Certo. Questa cosa è bellissima. E dunque c'è come richiamo. Se c'è questa cosa, anche il sogno erotico in sé, vuol dire che il corpo ha bisogno di questo, solo che non trova il modo per regalarselo. Per questo io credo che quando la donna chiede aiuto in termini di sessualità, sta chiedendo la rivoluzione. Perché di solito sono gli uomini che ai medici chiedono questa cosa, chiedono di avere una buona erezione, una pronta risposta del corpo. Invece è rivoluzionario che lo chiedano finalmente le donne, perché non dobbiamo avere una medicina. Esatto, se no abbiamo una medicina del dolore, dottoressa, le mestruazioni dolorose. Sì. Invece dobbiamo avere anche una medicina del piacere, che va bene confidarsi con il ginecologo, con la ginecologa, che è il medico giusto per questo tipo di approccio, dicendo: ma ho poco desiderio sessuale eppure amo mio marito, e questo è quello che le donne oggi ci stanno chiedendo. Cioè, io amo il mio compagno, però questa cosa non è così attiva in me. E dunque, perché non fare la rivoluzione e non chiedere quella medicina del piacere, soprattutto laddove non è pericolosa? Perché un conto è chiedere un ormone o avere la prescrizione di un ormone, allora lì si può leggere il foglietto illustrativo e essere anche un po' spaventati dalle controindicazioni. Ma laddove il rimedio è naturale, laddove non c'è una controindicazione, perché il rimedio più fitoterapico in questo caso, fra quelli che abbiamo detto, non ha controindicazioni, perché no? Perché non dare questa giustizia al corpo? Perché non liberare anche questa parte bella? Assolutamente sì, l'idea della medicina del piacere mi piace moltissimo, e quindi ne parleremo a lungo anche su Vediamoci Chiara, perché anzi questo è un tema che per noi è centrale, no? Soprattutto superati gli anta, come dicevamo prima, il tema bisogna prendersi cura di se stessi e anche dell'aspetto del piacere, che non è da trascurare, perché se vivi contento e felice vivi meglio, insomma, non è un'ovvietà, ma a volte non ci si pensa. Abbiamo ancora Assunta da Palermo che ci scrive: mi sento gonfia e in questo periodo non mi piaccio e temo che questo lo percepisca anche mio marito. Posso fare qualcosa per recuperare un pochino di forma ed energia, al di là di quella che può essere l'attività fisica, che sicuramente non guasta? Certo, quello sì. Tra l'altro abbiamo detto appunto che spesso le donne si sentono gonfie perché di solito sono in ritenzione idrica, per cui va bene usare anche ad esempio dei drenanti per urinare di più, soprattutto vengono usate al mattino i drenanti. Fra le piante che abbiamo detto prima abbiamo parlato anche della trigonella, del fieno greco, che è un acceleratore anche del metabolismo dei carboidrati, che di conseguenza aiuta molto per ritrovare il giro vita. Il giro vita famoso. Che scappa un pochino. E il tribulus, una delle piante che abbiamo citato per il testosterone, ha una parte anche un po' di aumento della diuresi, per cui aumenta, ci si sgonfia più facilmente, perché di solito essere gonfie di solito ha due tipi di problemi, cioè un po' è la ritenzione dell'acqua, infatti la donna dice ho la cellulite, perché vedo la coscia più appesantita, oppure il problema è il gonfiore proprio del giro vita, in questo caso anche i probiotici, la fermentazione intestinale può essere sicuramente aiutata. Per cui da questo punto di vista è chiaro che se una donna poi non si piace, in verità io vedo che le donne piacciono molto ai loro uomini, perché siamo noi che poi diventiamo molto critiche, perché il problema dello specchio è tutto un problema femminile. Assolutamente. Per cui addirittura gli uomini dicono che un po' di pancetta è sexy, dicono gli uomini, solo che noi la nostra pancetta non ci piace per niente. Eppure se pensiamo a una danzatrice del ventre, pensiamo a una donna sinuosa, pensiamo a una donna con le forme che fa la danza del ventre, giusto? E pensiamo che un filo di pancetta ci possa essere. Per cui è vero che noi siamo un pochino troppo critiche, siamo molto gentili con le nostre amiche, ma con noi non siamo così tanto gentili. Siamo terribili. Siamo spietate. Per cui quello che noi a volte, non è detto che la nostra forma... Ad esempio, io sento un sacco di donne, poi le visito, quando facciamo la palpazione al seno, molte donne mi dicono ma questo seno è così tanto, così pesante, che io ho anche una taglia in meno. E dico, poi suo marito mi telefona, che è disperato, dice ma quella taglia in meno, ma guardi che lei a suo marito piace sicuramente così, con tutte le sue curve, con tutte le sue forme. Per cui sicuramente essere gentili con se stesse, esattamente come sarebbe gentili con un'amica, con una figlia, con una persona che ci sta bene, ci sta a cuore, in cui non saremo critiche, ma con noi abbiamo detto siamo aspettate. E poi appunto anche in questo caso sicuramente una buona gestione dell'attività fisica e tutto quello che ci fa bene a livello di salute, sono tutti concetti che sicuramente conosciamo bene.
a livello appunto della medicina anche di integrazione, i probiotici, che sono ottimi su gonfia pancia. Abbiamo detto la trigonella, che è questa pianta che è di aiuto sul metabolismo, aiuta a bruciare i carboidrati. Tra l'altro è una pianta che anche aiuta a tenere bassa la glicemia e a tenere nei livelli il colesterolo, che sono sempre due parametri che andando avanti nel tempo, soprattutto dopo gli ANTA, tendono a scappare dai parametri giusti del laboratorio, per cui cercare proprio. E poi questo, al di là del fatto di piacersi o no, può diventare un problema che poi magari è legato alla pressione che incomincia a alzarsi, è un vero problema che può diventare un vero problema di salute. Certo. Tutto quello che attiva il metabolismo attiva la sessualità. Tutto quello che frena il metabolismo frena la sessualità. Frena anche la sessualità. Sono cose slegate, non sono cose slegate assolutamente. Benissimo. Quindi Assunta, ecco, sai cosa devi fare Assunta. Siciliana, allora, sarà bellissima, avrà dei colori siciliani, cioè lei ha detto che scrive da Palermo, per questo sarà una siciliana bellissima. Assolutamente. Le donne siciliane sono sempre molto, di solito loro fanno un po' anche molto sensuali, anche molto sensuali. Anche molto sensuali, assolutamente sì. Mediterranee. Senza nulla togliere alle donne del nord, però obiettivamente è una loro caratteristica. Li abbiamo nominati, abbiamo Vittoria da Milano. Ecco, Vittoria da Milano ci chiede: sto uscendo da un periodo difficile in cui il medico mi aveva prescritto addirittura degli antidepressivi. Ora sto meglio, ma mi rendo conto di aver perso completamente il desiderio del mio partner. E quindi si chiede se gli antidepressivi possano essere comunque connessi a questa mancanza di desiderio. Sì, purtroppo questa cosa c'è, perché abbiamo detto che il desiderio è legato a due grandi neurotrasmettitori, che sono la serotonina e la dopamina. Neurotrasmettitori vuol dire che è proprio una cosa che parte dal cervello, non è una cosa delle ovaie. Per cui, come dire, che sono le piccole vocine che il cervello deve sentire per dare poi gli input giusti alle nostre ovaie per lavorare. Certo. La serotonina è, infatti, viene anche chiamato ormone, un neurotrasmettitore della felicità, della felicità a 360 gradi, anche di una felicità a 360 gradi. Se si pensa che l'ossitocina può aumentare se io abbraccio una persona a cui voglio bene, ma può essere anche la mia mamma. Se abbraccio la mia mamma, subito l'ossitocina sale. L'ossitocina è il neurotrasmettitore che in sala parto fa venire le contrazioni all'utero e in sala parto, mentre una donna partorisce, crea tantissimo questo neurotrasmettitore che è l'ossitocina, per l'appunto, in un momento che è certamente di dolore ma è anche di grande gioia per quello che sarà poi la nascita del proprio bambino. Durante l'allattamento c'è moltissima produzione di ossitocina, perché con questo neurotrasmettitore facciamo anche il latte. E poi, incredibile, è al picco durante l'orgasmo, perché durante l'orgasmo una donna ha una produzione enorme di ossitocina. Per cui l'ossitocina, che è legata all'orgasmo, ma è legata anche al parto, ma è legata alla sessualità, è legata all'orgasmo. E dunque è così, vedendo come è magico il nostro corpo, no? Quante risposte possa dare con un unico trasmettitore, quante cose sa organizzare. E se noi pensiamo, prendendo dei farmaci che un po' sedano questa parte, certo, ad esempio dell'ansia, gli ansiolitici, infatti a volte si usano anche per l'umore dei farmaci serotoninergici. Perché si dice che un farmaco è serotoninergico? Perché aiuta l'umore facendo alzare la parte della serotonina. È chiaro che ogni farmaco che lavori all'interno del sistema umorale, soprattutto quelli che contengono l'ansia o che agiscono sul tono dell'umore, effettivamente, purtroppo rischiano un po' di appannare conseguenze. Questo sistema che invece sarebbe più vivace. Per cui per sedare ad esempio l'ansia, a volte però sedano un pochino anche questo, anche questo aspetto, certo, più vivace della serotonina. E sì, dunque la risposta è sì, perché i farmaci che agiscono sul tono dell'umore possono purtroppo un po' peggiorare anche la vivacità della sessualità, che si addormenta un pochino. Però ad esempio potrebbe essere un integratore che abbia ad esempio il tribulus, come abbiamo detto. Lo dicevamo prima, certo, non c'è interazione quindi tra questo non tipo di farmaci. Non c'è associato, perché... Esatto, prendo il diavolo e l'acqua santa, nel senso che se ho bisogno di un farmaco che in questo momento per me è importante, perché mi è una stampella nella vita, non devo rinunciare al farmaco. Tutto il resto. Esatto, molte donne mi dicono allora lo devo togliere. No, perché sennò una serie di altre cose vanno a rotoli, per cui non devi pensare a fare o una cosa o l'altra, quando puoi fare e l'una e l'altra. Il farmaco mi serve, me l'ha dato il dottore, rispetto alla terapia. Aggiungo un integratore che però mi bilancia l'effetto collaterale che il farmaco mi dà. Chiaro.
E abbiamo ancora una domanda da di nuovo Sabrina, di nuovo Milano. Abbiamo Sabrina da Milano che dice: sono in menopausa da 2 anni e anche lei ci dice: anche se amo tanto mio marito, non riesco più a provare l'attrazione che c'era prima. C'è qualcosa di sbagliato in me? No, non c'è niente di sbagliato perché le ovulazioni sono scappate, però anche in menopausa la sessualità può essere veramente vivacizzata, per cui io dico sempre che non collaboro con il progetto menopausa del corpo, nel senso che un pochino va contrastato, nel certo. senso che la vita è lunga, deve essere bella, la sessualità deve essere intensa, per cui comunque facciamo il tifo per noi stesse, facciamo il tifo per la coppia e dobbiamo avere anche una bella sessualità, per cui innanzitutto in menopausa bisogna tenere molto morbida la vagina. In questo abbiamo ottimi gel anche naturali, piuttosto che abbiamo molti modi di lavorare sul fatto che la vagina rimanga morbida. Molte donne in menopausa sentono proprio la sensazione di una vagina più asciutta e dunque certo. sembra che il corpo non risponda, perché siamo abituati che un uomo ci sfiora, ci guarda, ci fa le coccole e poi subito la vagina va a umidificarsi. Invece certo. la donna in menopausa sente che tutte queste cose accadono, che vuole fare l'amore, il desiderio c'è, eppure la vagina è asciutta. Certo. Per cui una cosa innanzitutto da fare è tenere morbida la vagina. Ci sono molti aiuti che aiutano a tenere morbida. Anche perché se l'esperienza è quando faccio l'amore sento secchezza, e poi per me non è un'esperienza bella. No, dunque certo. non la cerco, perché nessuno cerca esperienze che non siano belle, che non siano appaganti. E dunque soprattutto quello, cioè mantenere sempre la vagina morbida e fare sempre in modo che la penetrazione sia possibile. Perché altre volte le donne hanno addirittura dolore, per cui sviluppano proprio dolore alla penetrazione. Dunque certo. mai, appunto, abbiamo detto medicina del dolore, medicina del piacere, torniamo a una medicina del piacere, il rapporto deve essere quantomeno piacevole. Se è piacevole, se è, rimane piacevole, viene poi inseguito, certo. perché le cose belle della vita si inseguono, per cui comunque certo. se io sono stata molto bene l'altro giorno con mio marito, certo che lo vado a ricercare, perché sono certo. stata talmente bene, mi sono sentita talmente amata, e per noi è bellissimo sentirsi amate, è bellissimo per una donna sentirsi desiderata. È fondamentale, direi. È fondamentale, direi. Esatto, e poi è fondamentale, per cui se questa cosa c'è, la donna lo ricerca. La ricerca quella cosa, perché è una cosa che la fa sentire integralmente bene come persona. Perché nessuna donna vorrebbe sentirsi non amata, non desiderata, non cercata dal proprio uomo. È possibile, non c'è. No, e per cui per farlo fare. Per cui può essere l'integratore che sviluppa un buon richiamo alla sessualità. Abbiamo detto che le piantine ci sono certamente di aiuto, sono nostre certo. amiche. Il regno vegetale c'è amico, non è pericoloso. E poi addirittura possiamo nutrire la vagina e fare in modo che la vagina rimanga sempre morbida, accogliente, e dunque la fertilità non c'è più, ma c'è una bella sessualità. Per cui rinunciare alla fertilità non vuol dire rinunciare alla sessualità. Sessualità. Anzi, io da un certo punto di vista lo considero un grande vantaggio, perché non hai più la preoccupazione di restare incinta. Quindi non più contraccettivi. Non più contraccettivi, la possiamo vivere più serenamente. Quindi anzi, io sono assolutamente una sostenitrice. Anch'io, poi la signora ci ha appena detto che questa cosa capita con suo marito. Col marito c'è anche, non uso il profilattico perché sono nella certo. fiducia. Chiaro. Magari una donna non usa la pillola, ma in età fertile col proprio uomo usa il profilattico. Come no? In menopausa questo profilattico basta, cioè ci vogliamo bene. Siamo una coppia di fiducia piena. Fiducia, esatto. Viviamo insieme da tanti anni, certo, certo. Wow, cioè allora può essere. Per cui lunga vita alla sessualità, potremmo dire anche in menopausa, assolutamente. Assolutamente. Beh, uno dei temi che noi trattiamo, come vediamoci chiaro, appunto è quello della vita attorno agli anta, che oggi ormai diciamo arriviamo a 90 anni e quindi vuol dire che viviamo in menopausa 40 anni della nostra vita, quindi o li viviamo come si deve oppure... Certo, assolutamente. Non è più un divertimento. No? No, e poi sappiamo che uno dei collanti della coppia è fare bene l'amore a lungo, perché le coppie che stanno bene insieme a lungo sono coppie che hanno un'intimità erotica molto alta, molto alta, che non sì. è necessariamente la penetrazione, ma anche il bacio, cioè certo. il fatto di non perdere il bacio, ad esempio. Il contatto, no? Comunque. Il contatto, mm-hmm. tenersi mano nella mano anche vedendo un film, cioè sono questa parte qui. La coppia che tiene alta la parte appunto dell'eros, e l'eros non è solo sesso, l'eros è sesso ma molto di più, è tutta la fantasia, certo. la creatività che mettiamo nella seduttività dell'altro, per cui è ben più ampio
l'eros è più ampio della sessualità, perché una coppia che mantiene ampio la fascia dell'eros, per cui della anche di fare, di cucinare per te perché ti amo e ti faccio il tuo piatto preferito, certo, di che ti piace tanto, di prepararmi, di profumarmi, di essere attenta anche nel modo in cui ti vengo a cercare e soprattutto anche di venirti a cercare, di non fare solo in modo che l'uomo ti cerchi, ma di essere attiva. Proattiva, assolutamente. Anche gli uomini desiderati, sì. Va bene, ringraziamo allora la dottoressa Piloni per essere stata qui con noi, ringraziamo anche tutti quanti i nostri utenti che si sono collegati e che hanno partecipato a questa bellissima sessione e ci rivediamo alla prossima occasione. Ciao a tutti. Volentieri. Arrivederci, grazie.